I primi 10 anni ho vissuto veramente con una rabbia dentro tremenda. A un certo punto ho deciso questa rabbia di trasformarla in altro, quindi trasformarla in un impegno per contrastare il fenomeno mafioso, per parlare con i ragazzini, collaborare attraverso il premio Libero Grassi. Spero di trasformare, che io sia riuscita a trasformare la mia rabbia in un impegno civico, civile nei confronti di questa città per costruire qualcosa di bello. Ogni anno da 30 anni Alice Grassi e il fratello Davide posizionano in via Alfieri quel manifesto di carta che nella città delle lapidi di marmo per i morti di mafia ricorda la fragilità delle protezioni che favorirono nel 1991 l'uccisione del padre Libero, che si fece solitario scudo e diventò inerme bersaglio della sua opposizione al racket delle estorsioni. La commemorazione di quest'anno sfugge, come in altre occasioni, alla retorica. Il silenzio accompagna la verniciatura in rosso del pezzo di marciapiede dove Libero Grassi 30 anni fa versò il suo sangue. Qui i bambini portano vasi di fiori, omaggio a un imprenditore il cui omicidio costrinse lo Stato a prendere atto della piaga del racket mafioso, impegno purtroppo ancora attuale. Stiamo avviando una serie di attività proprio per far conoscere la possibilità di accedere al fondo di solidarietà nel presupposto che però è necessario denunciare. Ce la mettiamo tutta. Nella giornata della commemorazione arriva intanto la notizia della collaborazione con la giustizia avviata dal boss dell'Acquasanta Giovanni Ferrante, promotore di decine di estorsioni in città.